Ciao amici e amiche, ma ciao anche a Chihuahua e Chihuahua MILF, cani di ogni età. Bentornati nell'angolo più apprezzato del nostro secondo canale, ovvero c'è posta per te. Sono con Maria. Ma questo è sempre, cioè, la tua opinione, magari non è il più apprezzato. No, perché l'ultima volta ha preso 40.000, 51.000 like, ragazzi. Solo perché ho detto che se prendeva 40.000 like mi sarei buttato dal balcone, perché non pensavo fosse possibile che un video inquadriamo i pacchi. Le promesse, vai. Allora. Ciao ragazzi. È stato molto bello. Buona colomba. Meno uno, ragazzi, sono rimasto da solo. Si chiamerà lo show, l'unico show. No, sono risalito dalle scale. Da quando è che lavori colorato? Ci stavano dicendo prima io e Ale che c'è un po', siccome non facciamo dopo questo video, stanno arrivando pochi pacchi, quindi inviateci pacchi a Showreel, via Stresa 6, 20125 Milano, presso l'attenzione dei The Show. Ma io direi che siamo già a un intro bellissima. Io mi chiamo Ana, c'è un canale, Grananas, che salutiamo. Se volete prendermi come terzo, ragazzi, come testimonial. Esatto. Chiara, ci domanda Chiara, la nostra amica Chiara da Cavallirio. Dove cazzo è? Cavallirio, in piemontese Cavalin o Cavaliri, è un comune di Novara. Ragazzi, non ci voglio credere. No, la pagina del Corriere di Novara di lunedì 3 novembre, no, l'ho sempre voluto. Aspetta, 3 novembre come 2014, no. Però, cioè, questo no, perché Chiara sa che io colleziono pagine di giornali del 2014. No, sì, ma del 31 novembre, lì cos'è? Corriere di Novara. Del Corriere di Novara. Okay. Poi spam il suo Instagram, ma non ti seguiremo mai, te lo voglio dire così. No, dai, poverino, io la seguo. Ok. Chiara, guarda come fa il live. Il paladino. Chiara. Va a cagare, va. Eccola, Chiara. Seguita, ragazzi, perché io credo nei vostri sogni. Che sogno di merda essere seguiti da noi, però. Però allora, nel senso, ognuno ha il suo. Questa è una bella tazza, come tutti i regali. Secondo me è del Milan. Ah, no, cacchio. Ma questo è per me. Questo è ufficiale, ragazzi. Insomma, allora la Chiara ti seguirò anch'io. Guardala, vedi. Io prima di ricevere i regali. Ma l'Inter. No, questo è proprio essere venduti. Forza Inter. I miei due idoli, ragazzi. Pikachu e Zayn, ragazzi. I miei due idoli. Ovviamente Pikachu prima di tutti. No, ma guarda quello che c'ho, te l'ho dato perché c'è. Grazie, ne volevo giusto uno che non avevo il pranzo per oggi. Poi Ale, questo è tuo. Ci sono altri pagine di giornale. Grazie, Ana, non dovevi. Direi di passare al prossimo pacco. Oh. Ora tocca ad Ale, che è andato a prendere l'umido. No, ragazzi, praticamente c'è un nuovo servizio di Poste Italiane, non so quale corriere si può spedire in mondizia. Ah, ok. No, probabilmente penso che questo cosa hanno fatto questi ragazzi, senza firmarsene nulla. Lo hanno portato a mano in via Stresa 6. Probabile. Però io. Infatti. Ma ha paura, ma no, sì. Ma non lo morde. Cos'è? Il pitbull lo usa, non lo morde. Ah, è il pitbull, non è Obelix. Perché è un gallo. Il gallo di. Il mio gallo del video di. Personaggi imbarazzanti cercano amici. Un altro ve lo vedere perché non so se fosse visto. Questo è, non lo so, della paglia, cos'è? No, roba di. Ma tipo roba cancerogena. Guarda che paura che ha! E 5 se ne va. Due lettere, ragazzi. Una mia, Alessio Stigliano. Una sua, Alessandro Tenace. Ecco i nomi, ragazzi. Sai cosa sembra? Quelle quando ti mandano la carta di credito. È vero, perché è la stessa forma. Scavicchio ma non apro. Geniale. Ci ha mandato dei palloncini. Sono dei preservativi d'oro. Cioè, ragazzi, il titolo infatti sarà "Ci mandate preservativi d'oro". Grazie, ragazzi. Sono palloncini. Ah, quei palloncini unti che servono per non farli. Per non farli. Mif, guarda! Una palla! No, dai, schifo. Un anonimo ci ha mandato dei preservativi perché lui presume che noi ci uliamo come dei ricci, immagino. Tra di noi. Tra di noi, ovviamente. Perché ne ha mandati due, se non ne ha mandato uno. No, ne ha mandati due vuol dire che ci uliamo con persone diverse. Che facciamo turni. Ah, è vero, hai ragione. Non avevo pensato. Esatto. Apriamo una lettera di Andrea.
da Catania, Sicilia nel cuore, ragazzi. Lo sponsor GoPro, Andrea ci manda adesivi. Adesivi GoPro. Infatti ha scritto con questi, cioè dici dietro, un genio. Con questi potete sponsorizzare la GoPro, scrive Andrea. Probabilmente la GoPro lo paga per inviarci queste cose. Ragazzi, questo video prosegue. Ale ha preso alla lettera il consiglio di Andrea, ha deciso di diventare il Duff Man della GoPro, il GoPro Man. Ricordiamo che purtroppo GoPro non ci sta pagando per questo video, però magari... Anzi, GoPro, se te, diciamo, se vuoi fare pubblicità, cioè, l'abbiamo già fatto, quindi... Mandaci di già sempre. Ci ha scritto una lettera che ho appena letto e ho capito chi è questo ragazzo. È quel ragazzo, già se ti ricordi, quando siamo andati a Roma quest'estate per fare il video con Omni Auto, il canale YouTube, in stazione Termini, mentre mangiavamo proprio lì al self-service, abbiamo incontrato un ragazzo che era lì con sua mamma. Ah, che ci ha detto: sì, io sì. ero venuto qui per aspettare il YouTuber che tornava da Los Angeles. Sì, ci ho trovato voi. E lui che ci scrive, ci ringrazia, ha detto che sia stato. Tra l'altro ha fatto anche un video su YouTube che io ho visto in cui racconta che ci ha incontrati e ha detto: ragazzi, è stato incredibile perché addirittura dopo che li ho incontrati loro hanno mangiato e quando se ne sono andati io stavo mangiando e mi hanno addirittura salutato. Pensa te che pensa persone te. Straordinarie. Le nostre mamme ci hanno insegnato quelle basi di educazione. Persone speciali, non tutti salutano. Noi salutiamo, ragazzi, noi salutiamo. Dice tra l'altro che sua mamma ci un segue. Saluto a Andrea. Poi sua mamma vuole sapere se io ho i capelli tinti e la barba naturale o la barba naturale e i capelli tinti. Signora, tutto questo perché non ha visto i peli pubblici, sennò le domande sarebbero ancora più numerose, ma in realtà non ho nulla tinto. Poi però ci manda anche dei regali, ma spero che... Cazzo, volevo comprarmi CD di Caparezza, grazie. Grazie, grazie, grazie. Card di 15 euro. Andrea, ma sei il mio numero uno, mi compro un sacco di CD. Tu devi comprarti l'iPhone, c'è la cover. Sì, ma ha regalato una cover dell'iPhone, io adesso volevo esatto aggiornarmi con un cellulare degno di questo nome. Ah, ma è usata? Sì. Eh? Sì. Ah, perché quello dovrebbe essere... Sì, è usata. Era un prank. Andrea, che pezzo di merda. Sei un grande, Andrea. Però 2 euro. Ci ha mandato 2 euro. Io quelli che... Allora, ragazzi, lo dico sempre. 2 euro sono il regalo migliore che si può ricevere. Perché se ognuno di voi ci mandasse 2 euro, a noi arriverebbero 1.800.000 euro. E sarebbe bello per noi, ragazzi. Io non mi nascondo dietro un dito. E poi un plettro. Perché noi, notoriamente, suoniamo la chitarra. Aspetta, torno subito. Mentre Alessio è via... Mi intasco i 2 euro. C'era un ragazzo che come me amava i pacchi e i Rolling Stone. Vai, suonami. Un giorno disse: apro un canale per allontanarmi dall'anale. Stop col cazzo in chiù. Stop con l'evasione. Stop col cazzo in Q. Suona, guarda che la rima. Stop col cazzo in Q. Ora solo views. Vediamo quanti like. 50.000 like e li vedrai di altri fatti assai. Dopo 50.000 like la chitarra accorderai. Ok, ce l'ho, fammi una base. Che cazzo ne so, fatti una base. Suona a caso. Suona. Dai, siamo come quello là. Allora, io di tacchino mangiavo la fesa, inviateci tanti pacchi in via Stresa. Molti ci dicono che siamo gay, inviateceli al numero 6. Il cap è sempre quello, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 125. Milano. Come, no, come dico le male lingue, il cap è 125. Abbiamo un certo flow all'attenzione dei The Show. Ma il destinatario è sempre lì, Sharil. Dai, ragazzi, per pietà almeno lasciate un like. Perché la testa rimane ferma come le galline. Hai scordato, no? Come non so che roba. Vabbè, basta, ragazzi. Ragazzi, anche quest'anno siamo candidati ai Web Show Award nella categoria Top Prank, quindi miglior scherzo. Trovate qui in basso il link per poterci votare. Basterà accedere con il vostro profilo Facebook, dopodiché cliccare mi piace sotto la copertina del video candidato. Votateci!